Let's go! Bentornati, ovetti, su Paper Mario di Origami King. Negli scorsi tre episodi abbiamo fatto backtracking e finalmente è giunto il momento di andare alla volta del castello Origami. Quindi entriamo nel sesto tubo, l'ultimo tubo, e andiamo nel castello Origami. Eccoci qui. Finalmente, forza, andiamo. Ora, dato che abbiamo Bowser, vuol dire che posso mettere l'accessorio, questo sia il tamburello gioco di squadra, giusto? Spero davvero tanto di sì. E quindi, andiamo nel castello Origami. O forse no, perché non vedo scale. Ok, perfetto. Devo trovare le piastrelle manforte. Nice. Artimagni! Tira! La nostra prima battaglia al castello Origami. Tre mosse. O forse due, se faccio così e così. Perfetto. Formazione perfetta, bonus attacco. Andiamo con le scarpe mitiche. Allora, come vi ho già detto, non so quanto è lungo il castello Origami, ma proverò con tutto me stesso ad arrivare alla porta del boss finale. Ok? Quindi andiamo. Ci sono altre sfide o è solamente una lotta contro i Fuoco Bros? Perfetto, perfetto. Allora, altra cosa decentemente importante. Noi l'altra volta, tempo fa, abbiamo ricevuto... dov'è? Il mostra soluzioni dei rompicapi. Voglio provarlo giusto per due battaglie e vedere com'è. Anzi, una sola battaglia. Detto questo, eccoci finalmente dentro il castello Origami. E Mario, avvisiamo Re Olli. Vi avevo ordinato di fermare Mario e i suoi amici e avete fallito. Branco di incapaci. Mi mancava un giorno alla pensione. Per favore, riciclatemi. Beh, credo di dover fare gli onori di casa. Benvenuto al castello Origami, Mario. Aspetta un attimo, fratello. Trasformare il castello di Peach in questo tuo castello Origami è troppo. Se continui così, io... Oh, mia cara Olivia, se solo possedessi la mia saggezza, se solo condividessi la mia visione di un regno degli origami. Trasformare il castello di Peach in un origami è solo l'inizio, te l'assicuro. Mario, ho ripiegato questo castello a mia immagine e somiglianza. Spero vivamente che tu lo apprezzi. Ok, allora, cominciamo con questo coso. Ok. Che... Ah, ok, vai. Devo aspettare che si giri, giusto? Per poi andare qui. Per poi aspettare che si rigiri, per poi andare qui. Ok, è tipo Solid Snake. Mi conviene aspettare, dai, girati, guardami. Ok, adesso non guardarmi più. E... Eccoci qua, perfetto. Allora... Come funziona il semplificatore? Olè! Intanto sono dei Sumo Bros. Ah, in questo senso ci mostra quel che dobbiamo tecnicamente fare. Allora, beh, una cosa me l'aspetterei e non sarebbe neanche troppo complessa da fare. Quindi così. In effetti semplifica davvero di parecchio i puzzle. Quindi probabilmente non lo userò così tante volte. Però è davvero, 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 davvero comodo. E le scarpe non ce la fanno. Ok, allora usiamo le scarpe mitiche di ferro, perché sono l'equipaggiamento più forte che abbiamo. Quindi andiamo così. Hanno 50 punti vita. Oppure
Beh, meno di 50. Alito in... Oh mio Dio, Bowser! 75! Yauza, seriamente Yauza. Allora, terrò il... Intanto Artimagni. Terrò il risolvi puzzle automatico, insomma, per un'altra battaglia. E lo riattiverò solamente dovessi avere qualche problema, ok? Quindi andiamo giù e andiamo avanti. Più che altro io vi ricordo che volendo posso comunque usare le monete per appunto fare robe. Allora, che ci manca a noi di questo castello? Ci mancano blocchi ovviamente e tesori da collezione, quindi devo stare attento. Abbiamo fortunatamente, questo è un blocco nascosto, perfetto. Beh, trovato il primo blocco nascosto e... Dovrei aver abilitato, se non sbaglio l'ho fatto prima, esatto, il rilevatore di blocchi nascosti. Quindi dovrei stare a posto. Allora, qua c'è qualche altra cosa, sembra davvero tanto di sì, quindi eccoci qua. Monete che francamente non ci servono a niente. Beh, in effetti abbiamo visto che c'è tecnicamente una specie di trofeo per ottenere 300.000 monete. Quindi affrontiamo questi Fiammo Bros. Tanto per dire, non mostrerò tutte quante le battaglie. Allora, vediamo. In riga. Dunque, deve finire qua. Non si deve fare così, vero? È troppo facile così. E invece è così! Formazione perfetta! Guardate, perché non potete appunto darmi puzzle così per tutto il tempo? Non lo so neanche io, so solamente che le nostre scarpe di ferro mitiche, anzi non mitiche, si sono rotte, vero? Esatto, scarpe vistose. Tanto per a questo punto abbiamo altre scarpe vistose, ma anche altre scarpe mitiche. Perché non usare tutta roba mitica, insomma? Sì, abbiamo abbastanza equip. E poi dovessero non bastarci, nessuno ci vieta di tornare a casa nostra. O meglio, a Borgo Todd per fare robe, quindi all in, baby, all in. E la host resta questa, cioè non c'è una host di battaglia, c'è la host del castello origami. Din din din. Cosa? Vediamo il trofeo numismatico, è tuo. Ammiralo al museo. Sono caduto di sotto. Aia. 100 danni! Mi scusi? No, aspetta, posso premere... Ecco, 100 danni! Non cadete qua sotto! A quanto pare è un tranello, non evitate le sfere, o meglio sì, ma state attenti! Ok, allora, non dovessero esserci nuovi nemici, penso di tagliare le prossime battaglie perché voglio fare robe, allora... Oh oh, adesso so la soluzione. Cioè no, non la so ancora. Ma non importa, ok? Non importa per davvero. Allora, risolto, perfetto. Allora, dato che abbiamo appena sbloccato questo coso, insomma, questo strumento, non posso chiedervi: ehi, lo posso tenere acceso? So che non dovrei affatto tenerlo acceso, ok? Però, ehi, lo disabiliterò adesso perché mi sembra un po' ingiusto, no? Non è che ci dà una mano, cioè ci dà una mano, però boh, ditemi voi cosa ne pensate, ma solamente il pensiero perché adesso lo toglierò, quindi scialla, insomma, scialla. Allora, no, per toglierlo devo fare così e andare qui e olè, perfetto. Adesso, grazie mille, fai così, clic e tira questo blocco nascosto. Posso tirare il blocco nascosto? Perfetto, olè! Il potere degli artimagni! E finalmente li ho chiamati bene. Dov'è? Qua? Ok. Tira! Era abbastanza ovvio che bisognasse tirare giù la scala, no? Allora, saliamo su, verso Reolli. Tanto per dire, dovessi mancare qualcosa prima del boss finale, un rapido montaggio, intanto salvo, per prendere quello che ho mancato qui al castello. E vi ricordo che sì, ci mancano alcuni trofei, tesori, che sono a Borgo Todd nel post-game, quindi non posso prenderli adesso. Allora, che ne pensi di questo castello origami finora? Troppo facile? Non aggiungere altro, ho recepito il tuo feedback e provvederò ad apportare le modifiche necessarie.
Ok, questi cosi li conosco perché li facevo anche io a scuola quando non avevo niente di meglio da fare al posto di non sprecare carta. Non importa, ok? Andiamo avanti. Allora, vedo degli... non sono Hammer Bros, sono Boomerang Bros. Ok. Li abbiamo già affrontati in realtà, quindi posso benissimo fare così. E mi sa che potevo anche non affrontarlo questo, ma non importa. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo di evitare i boomerang perché ovviamente faranno cominciare una lotta che a me non interessa. Allora, boomerang, lancialo, perfetto. Qui posso usare il martello per caso? Sì, perfetto. E abbiamo robe qui. Tira, olè, grazie. Tira, olè. Fungo, che in effetti ci serviva. Tira anche questo, perfetto. Altri soldi. I soldi adesso come adesso ci servono. Oh, pallottolo Bill, nice. Dicevo, ci servono adesso i soldi? Beh, ora che abbiamo il coso che ci dà soldi praticamente infiniti, no, ma... Ok, ma non importa, ok? Allora, vediamo un po'. 100, 200, 3, 4, 5, 6, 700 monete free non fanno mai male. E questa porta, intanto... Perché questo è così? Cioè, mi fai andare qui perché? Perché c'è un inganno del Teostra? Dovevo sconfiggerlo? No, a quanto pare sì, perfetto. Perché? Ovviamente artimagni. Allora, devo arrivare là sopra, giusto? Sì. Quindi, attiviamo gli artimagni e vediamo un po' che succede. Usa la piastra d'avanforte. Lo so! Ho premuto X prima che tu me lo dicesti, ciccia. Ah, devo afferrare questo lato, quindi quando torno, suppongo. Dai, vieni qua. Dai, muoviti. Perfetto. E preso. Tira. Nice. Allora, sotto di noi, per la mappa 3D dovrebbe esserci il balcone con... il cuore, giusto? Sì. Ma a noi non serve, quindi non importa. Mua! E quindi andiamo con le artimagni. Gli artimagni. Vediamo se indovino che devo fare. Devo fare così, vero? Sì, lo sapevo. Tira. No! Che fai, Mario? Perché lo... La forza di gravità lo porta giù. Non serve che lo rimetti a posto quando lascio il pulsante. Non importa, non importa. Non ho neanche visto questi cosi, sono andato proprio a mille, ignorando tutto e tutti. Non voglio essere mangiato, però. Ok, andiamo avanti, vero Bowser? Altri puzzle? Beh, punto di salvataggio, quindi buon per noi. E sì, altri puzzle. Vediamo un po', c'è un tubo. E questa è una cosa che non capisco. Intanto qua c'è qualcosa di interessante, quindi tiriamo questo. Perfetto, olè. Ed è... un'artemagna. Oh mio Dio, per miracolo sono riuscito a seguire qual è. Credo... Cosa? Hanno rubato la piastrella manforte? Credo sia quello a destra o quello al centro. Intanto il tubo è un vero tubo o è un finto tubo? È un tubo vero a quanto sembra, buon per noi. Olè, il puzzle di inizio dungeon si rifà con... questi cosi, allora. Credo sia questo, come ho già detto, quindi facciamo così. Vai, muoviti Mario. Ho ragione. Sì, perfetto. E non devo fare nient'altro. Non devo sconfiggere Koopa, non devo tornare indietro. Buon per noi. Il tubo è fatto apposta per tornare indietro. Doveste bloccarvi. Io non ero bloccato e quindi va bene così. Tira su, baby. Ok. Adesso, ok, Marte il Koopa. Se posso evitare di colpirlo e di iniziare una battaglia è meglio per noi. Olè! Squadra, squadriglia di aeroplani di carta. Tanto per controllare. Vai. Non vorrei ci fosse un blocco nascosto qui. Non ci vede più nessuno, ok. Qua sopra invece non c'è nessuno. Buon per noi, ripeto. Ci sono nemici, buon per noi. Cioè, buon per noi no. Ma tanto li avevamo già affrontati in passato, quindi li posso tagliare, ok. Davvero però? Siamo nell'ultimo dungeon e ancora non ho visto neanche un nuovo nemico? Cioè, per me non è un problema, per carità, però... Però avrei davvero tanto voluto, non lo so, un... O anche, guardate, anche solamente vedere... Ah, ci sono un'altra volta i soldati ritagliati, perché erano una cosa interessante ma sono apparsi per 2 secondi al castello di Bowser. Non so neanche io il perché.
Allora, detto questo, c'è un Koopa carta pestifero che adesso ci vedrà e dobbiamo sconfiggerlo, vero? Sicuramente così. Ok, perfetto. Allora, affrontami di nuovo. Dai. Lo posso per caso inseguire? E... bam, perfetto. Adesso devo stare attento perché voglio sconfiggere il Koopa carta pestifero. Ok, ce l'ho fatta. Potevo anche non sconfiggerlo, ma non importa questo. Adesso cosa c'è qui? C'è un bellissimo blocco, quindi olè, dammi. E vedo questo, lo vedo, non sono così ciecato. Piastrella manforte, va bene, va bene. E adesso lo vedo, lo vedo. È qui. Ah, non sono così ciecato. Ed ecco qui un tesoro. I cartapestiferi del cratere. In effetti ci mancava il... non si chiama lavottino, ma non importa. Qui c'è un altro coso. E nota bene, questa è Olivia. E a sinistra c'è anche Ollie. Allora, artimagni. Is this a puzzle? Devo semplicemente... devo fare il percorso, no? Così? No, ho sbagliato. Ok, allora. Vediamo un po' in cosa ho sbagliato. Quando mando giù questo, vanno via... ok, un attimo. Vi spiego perché sto resettando. Quando spingo giù uno, quelli ai lati vanno su. Questo vuol dire che... questo lo posso sbattere giù. Poi posso sbattere giù questo. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. No, fermi, fermi, fermi. Allora, è un puzzle, devo risolverlo per bene. Dunque, se questo va giù... poi posso fare così. Vai. Ok. Questo va giù, si alza quello di sotto. Ok. E con questo abbiamo fatto. Ok. Niente di troppo complesso, anzi non è per niente complesso. Però, sì, giusto un po' di logica standard. Vai così e dammi... oh, cosa diamine? Nella multivolto carta... ah, ok, è il coso delle forbici, ok. E qui intanto fungo vistoso. Qua non c'è niente, perfetto. Si va avanti. O meglio, si continua a salire più che altro, perché non vedo nient'altro da fare qua. C'è un altro punto di salvataggio. Però è troppo simile a quello di prima, quindi... non credo sia il punto finale di salvataggio, quindi... andiamo avanti. Ok, c'è un Goomba e... ah. E Mario, prendiamolo. Ok, ci sono davvero tanti nemici e... così? Sì, immaginavo. Devono essere tutti sul coso però. Ora! Li ho fatti a pezzettini. Ok, volevo fare una battuta sulla carta ma... Non l'ho fatta in tempo. Mi spiace, mi spiace. Allora, non sento discorsi strani di fine gioco. Però perché un altro punto di salvataggio? Il tempo ce l'ho, ok? Andiamo avanti. Ok, si va. Spero che non sia il boss finale. Non ti arrendi, eh? Sei proprio come quei Todd. Patetico. Ma non importa, il mio progetto per la realizzazione del regno degli origami è quasi completato. Eh? Stai ancora cercando di realizzare il tuo malvagio piano? Ma perché non rinunci? Come osi criticarmi? Se non fosse per me, non saresti nemmeno qui. Vabbè, sono stanco di dare spiegazioni a degli sciocchi. Non mi lasciate altra scelta. Un'avversaria mordente, pinzatrice! Ehi, è questa! Questa è la cosa che mi ha trasformato così! Mario, devi vincere! Graffettali!
Ormai dovrei essere una veterana nel combattimento con i materiali da disegno da ufficio di ogni tipo, ma questo è il più terrificante di tutti. Abbaia e morde e ha quelle graffette metalliche acuminate. Aspetta un attimo, le graffette, ma certo, è per quello che i nostri amici ripiegati non riescono a... spiegarsi. Perché sono stati morsi da questo brutto cagnaccio cattivo. Forza Mario, farà pure parte della brigata cancelleria, ma insegneremo pure a lei come ci si mette a pancia all'aria. Usa le frecce! Allora, indizio, sì, ma con Nesquik, quindi così, 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 perfetto. Nice, giusto? Perfetto, vai così, abbastanza facile per il momento. Tieni d'occhio le graffette che sono rimaste e poi attaccala quando è in attesa di ricaricarsi. Ok, perfetto. Vediamo un po'. Vai così. L'indizio non ha detto niente sul... Ah, devi stare attento. Quindi proviamo così. Più uno, attacco. Scarpe mitiche di ferro. Poi perché pinzatrice non spillatrice? Ma vabbè. Turno di Mario. Olè! Ok, prende poco danno. Ma vedo che... sto sprecando i suoi denti, insomma. Turno nemico. Pinza a terra. Aia. Mi ha spillato? Mi ha spillato? Graffettato, scusate. Turno nemico. Scodinzolone. Quanto danno fa... Ok, quindi in sintesi, primo attacco. Dovete pararlo per forza. Secondo attacco, bisogna stare attenti. Allora... ok, allora potrei attivare un potere un artimagni. Mi sa che ci conviene. Vediamo un po', posso fare così? Posso anche per caso prendere il tesoro? Mi sa di sì. No, non posso, ok. Quindi no. Se voglio prendere l'indizio devo per forza... Ok, speriamo di aver fatto la scelta giusta perché altrimenti problemi. Andiamo, vai. Userà due graffetti per graffettarti a terra da distanza ravvicinata. Da lontano te ne sparerà contro 8. Ok, è abbastanza interessante come cosa. Andiamo, artimagni. Spero che funzioni. Anche se in effetti di norma dovrei usare l'artimagna dopo aver usato... dopo aver fatto qualcosa. Beh, in realtà no, perché sto facendo abbastanza bene. Turno nemico. Scarica di morsi. Cosa è successo? Non ne ho idea, ma... ho parato e mi ha fatto zero danno in molti punti. Buon per noi. Usa le frecce. Ok. Ah... adesso devo attaccarla? Cioè, avrebbe molto senso, eh? No, volevo fare una cosa bella. Mi sa che non posso. Mi sa che posso. No, non posso. Volevo fare il... prendo tutto quanto, proprio. Non è che magari posso, davvero? Così? Poi il per due non ci arrivo, però. Ah, che peccato, però. Non ho proprio modo di andare in entrambi, vero? Potrei fare così. Posso fare così? Nice. Questo vuol dire che poi posso fare così. No, no, non posso. Ok, non ho modo di prendere il per due insieme a un attacco. Quindi a questo punto preferisco direttamente prendere lo scrigno, prendere il per due e poi attaccare. Dovrei stare a posto così, si spera. 3, 2, 1, via. Non ho preso l'indizio, ma non credo serva. C'è un altro on che ci servirà sicuramente più avanti. Per due, potere di attacco. Scarpe mitiche di ferro, perché... sì. Vai Mario, schiacciala. Oh mio Dio, il 58 non si butta mai. Nice. Ed è a metà vita. Turno nemico. Wow, ora ha delle graffette rosso cupo. Ma cos'è? Un film di vampiri dopo pranzo? Sembrano più pericolose di quelle normali. Prepariamoci al peggio. Vuol dire semplicemente chi ha più attacco? Credo sia così. Ok, usa le frecce. Vediamo un po'. Dunque, così. Posso prendere un cuore per caso? Sarebbe davvero l'ideale, guardate.
posso prendere... No, ho sbagliato! Vabbè, non importa, vediamo un po'. La pinzatrice perderà una graffetta per attacco con il martello e 4 per un attacco in salto. Ok, costringila ad entrare in modalità ricarica facendole esaurire tutte le graffette. Ok, perfetto. Allora, intanto ho sbagliato. Mea culpa, ma almeno uno ho attivato l'on, 2 mi sono ricaricato di tutti i punti vita mancanti, quindi dovrei stare a posto. Proviamo a parare il colpo, perché mi sa che se non lo paro sono casini. Ok, ce l'ho fatta. Allora, all'attacco, L'on l'ho attivato, intanto. Dunque, uno, scatola. No, aspetta, è la stessa cosa di prima, è lo stesso errore. Vediamo un po'. Sì, conviene fare così, ok. Poi scatola. E poi attacco. Sì, direi che va più che bene. Vai. Non ho bisogno di altri indizi per il momento, quindi più uno. Vai così. Per 2, che ci servirà di sicuro. E adesso attacco. Scarpe mitiche di ferro, doppio. Anzi, doppie, ma non importa. Quindi andiamo. 1, 2, 3, 4. È possibile che in realtà io debba usare le arti magni per farle consumare le graffette, quindi non importa. Le ho comunque consumate, Turno nemico, sempre a pinza a terra, ok. Ok, ha fatto una finta. Ha fatto una finta, stiamo attenti. Se usa l'attacco supremo devo usare le arti magni. Ok, perfetto. Allora, mi sa che devo andare avanti così, quindi facciamo così. Forse mi conviene prendere anche il tesoro, tanto perché ormai posso. E arti magni. Okidoki. Si va. Power. E adesso? Turno di Mario. Ha poche pinze rosse adesso. È turno nemico. Scarica di morsi. Ok. 4. Ok, ok. A un certo punto finisce le pinze. Quindi, le graffette, scusate. Quindi state attenti. Mi sa che in realtà dovreste puntare più nel colpirla le più volte possibile che altro. Ok, stai sta ricaricando. Se solamente io potessi fare un per due insieme al... No, non posso. Vediamo un po'. Allora. Perché dovrei fare così. Così. E... No, 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 non posso proprio. Potrei fare così? Almeno faccio così, così, per due, non attivo niente. Andiamo. Dovrei fargli molto danno così. Spero di finirla, ma non credo proprio, quindi proviamo. Ok. Eccoci qui, all'attacco. Scarpe mitiche di ferro. Se non la mando giù, le faccio comunque un bel po' di danno, quindi olè! L'ho sconfitta, nice. Ah, qualcosa è cambiato. Oh, questa potrebbe essere la nostra occasione per sistemare il povero Bowser. Hammer! Sì, sono tornato! Tutto questo non è mai successo, intesi? Wow, allora è questo il tuo vero aspetto? Sei grande e grosso. Non offenderti, ma fai un po' paura. Ma proprio così. Adesso troviamo quell'empiastro di tuo fratello e sentiamo che ne pensa lui della mia gloriosa forma originale. E non mi dispiacerebbe far vedere alla principessa Peach che non sono più un sandwich di cartone. Bowser è gigantesco adesso, eh? E se riesco a prevedere bene il gioco... Beh, indovinate un po'. Ok, questo è un tipico covo da super cattivo. Io ne so qualcosa. Di solito la strada del trono è all'ultimo piano. Tuo fratello deve essere dall'altra parte di quella porta. Andiamo a prenderlo. Io ho paura. Non posso credere che mio fratello abbia sguinzagliato quella malefica spillatrice contro di me. Pinzatrice, scusate. Siamo ancora in grado di fermarlo? O è già diventato troppo potente? Grazie Mario, sai sempre darmi conforto anche nei momenti più difficili.
È stato un viaggio lungo e difficile. Ma lungo il cammino ho ricevuto così tanto aiuto. Voglio ringraziare te, Luigi, Kamek, i Bowserotti, che non ci sono in questo gioco. Vabbè. E Bobby, naturalmente. Ah, e poi il professore, nonno Fusto, i Toad Termali, Capitan T-Hod, il Vogatore del Fiume, il Mastro Origamista. Siete stati tutti stupendi. E ora mi sento in colpa a mettervi di nuovo in pericolo. Ragazza, guarda me, sono Bowser. A volte sputo fuoco e spacco le rocce a pugni. Pensi che abbia paura di quel furfante? E poi, pensi sia facile crescere Bowser Jr., un ragazzino iperenergetico con un veicolo volante e un esercito personale? Tuo fratello non mi fa alcuna paura. Oh, wow. Messa così è tutto un altro discorso. Sapete cosa? Mi sento meglio. E tu, Mario? Sei pronto? Bene. Al momento opportuno saprò fare la mia parte. Dovrò solo dare il massimo e contare su di voi, i miei amici. Questo è l'ultimo blocco? Dai, dimmi che è l'ultimo blocco. E ultimo tesoro? Si spera? Non è l'ultimo! Ah, ce n'è un altro qui? No. Questo vuol dire che il vostro carissimo Anton ha dimenticato qualcosa! Yeah! Cosa ho scordato? Vediamo un po'. Sì. Yay, mi manca un blocco. Va bene, andremo a prenderlo domani con un taglio prima della vera battaglia finale. See you next time, baby, nell'ultimo episodio, parti extra escluse, di Paper Mario, di Origami King. See you next time, baby. Accia!